Station 2, Sampdoria 1, questo è il parziale. Questo primo tempo, seconda giornata, Super 5. Andiamo a parlare con Gianni. Buonasera ragazzi, 2-1, un gol in extremis, tante assenze ma ve la state giocando e siete anche battuti. Sì, dai, tante assenze, però comunque stiamo dando la partita e ovviamente il torneo, siamo all'inizio, però purtroppo già sembriamo decimati. Le solite assenze. Sì, le solite, se non veniamo decimati non siamo noi. E niente, però comunque stiamo giocando bene, dobbiamo mantenere il secondo tempo. Ho detto già all'arbitro di farlo durare 15 minuti invece di 25. Ok. Gli offro una pizza dopo e niente, tutto a posto. Va bene, in bocca al lupo. Oh, vabbè. Corporente. Ciao. Ciao. 2-1. Sì. Ed è un primo tempo ridicolo, abbiamo preso due gol sul calcio d'angolo. Soprattutto il secondo, davvero. Il secondo c'è. Non lo so, guarda. Eppure già sappiamo come giocano loro, dobbiamo ripartire perché loro fanno di errori di ripartenze, abbiamo pure due giocatori veloci, ma non riusciamo a fare niente, non lo so perché. Il secondo tempo? Cosa bisogna fare? È un po' più aggressivo come abbiamo fatto dopo l'1-0. Va bene, in bocca al lupo ragazzi, e dopo. Siamo nel post partita del match Sampdoria New Generation, gara molto equilibrata, terminata 3-2 per la Samp, migliore in campo la mia sinistra Amato, dove è una doppietta decisiva, alla mia destra c'è De Francesco, natore di una partita a tutto campo che però non è servita a propri compagni per portare il risultato positivo. Parliamo prima con te, tante assenze, Giovine per voi è un giocatore fondamentale, due nuovi innesti si vedeva che erano all'esordio, siete andati un po' in difficoltà, ma nonostante ciò nel finale avete sfiorato più volte il pareggio. Sì, ha detto bene, eravamo 3 dei 5 titolari in campo, però due che non erano mai venuti. Non conosco nemmeno gli automatismi del calcio di squadra. Però nonostante ciò credo che ce la siamo giocata. Il primo tempo anzi siamo stati anche in vantaggio quasi tutto il tempo. Poi il secondo tempo come al solito non abbiamo fisicamente, gli avversari vanno sopra. Però diciamo, visto le assenze dal punto di vista del, potete essere soddisfatti, no, della tenuta. Forse probabilmente secondo me era più giusto il pareggio, in ogni caso va bene così. Va bene, la prossima sarete di nuovo al completo? Speriamo, Giovine venga, poi il quinto come al solito bisogna cercare. Bisogna cercarlo ogni settimana, quindi ci accontentiamo di quello che troviamo. Grazie, in bocca al lupo, la prossima. A voi, arrivederci. Adesso parliamo con Alessio. Ciao. Come sempre ci hai messo l'anima, stasera sono arrivati anche due gol decisivi, ho visto che ti sei lamentato tanto con i compagni perché molto spesso tempi di gioco troppo lenti, non te la danno con i tempi giusti la palla. Potevate fare di più, però comunque sono tre punti importanti. Sì, potevamo fare di più, non abbiamo ancora acquisito un po' quegli automatismi che magari avevamo con Giordano, con la Sampdoria, però siamo riusciti a portarci questi tre punti a casa finalmente dopo una batosta la settimana scorsa, ci voleva un po' di respiro. Assolutamente, tre punti che danno più tranquillità per le prossime partite. Cosa ti senti di dire, questa Samp cosa può fare in questo Super Fight? In questo momento poco, perché dobbiamo prima raggiungere una condizione atletica migliore e poi chiaramente dobbiamo giocare proprio meglio in campo, essere messi in campo, passaggi più veloci, migliorare il gioco in assoluto, diciamo. Però meglio così. Siamo solo all'inizio, comunque i primi tre punti sono arrivati. Dedica finale per la tua partita. La dedico alla mia ragazza, che amo tantissimo, Daria Santoro. Vabbè, bocca al lupo anche a te per la prossima gara. Ciao. Ciao.